Ieri in Via dell'Industria la Flor Italia ha ospitato la terza Notte Bianca della Ceramica, evento trasversale in cui musica, arte ed economia si fondono per celebrare gli specialisti di settore che si sono incontrati presso lo showroom dell'azienda di ceramica nella zona industriale di Bellizzi. La Flor Italia Ceramica, con 15 anni di storia e di successo alle spalle, è presente in oltre 50 paesi diversi con lo stesso spirito, sempre più forte che mai, riassunto nel suo motto Eyes on the Sky, Feet on the Floor. Protagonista della serata è stata la musica di Tommaso Scannapieco and Friends, featuring special guest Walter Ricci, giovane talento campano presente sulla scena jazz internazionale con Michele Di Martino al pianoforte e il giovane e talentuoso batterista Luigi Del Prete. Eyes on the Sky, Feet on the Floor, questo è il claim che racchiude l'essenza di Flor Italia, quindi un piede a terra, però idee che volano in alto. Sì, questa è la nostra aspirazione, ci proviamo tutti i giorni, oramai da 15 anni, da quando siamo nati come azienda, qui adesso a Bellizzi in provincia di Salerno, e proprio perché abbiamo delle grandi aspirazioni, delle grandi ambizioni, voliamo, cerchiamo di volare alto e di volare lontano, è un'azienda la nostra che esporta per l'80% della propria produzione, del proprio fatturato, lavoriamo bene in mercati lontani quali gli Stati Uniti e questa è una cosa che ci dà una grande forza, una grande spinta proprio per cercare di fare sempre di più e di fare sempre meglio. Su cosa puntate principalmente? Ma sicuramente sul fatto di riuscire a seguire quelle che sono le aspirazioni e i trend del mercato e poi di essere quanto più vicini, nonostante la distanza, nonostante la lontananza, di essere quanto più vicini al cliente. Significa che noi giochiamo molto del nostro ruolo come sul servizio, come un soggetto che deve capire quali sono le aspirazioni e quali sono le necessità della nostra clientela e in base a quello cerchiamo di essere quanto più vicini a quelle che sono le loro reali necessità. Giochiamo su questo. L'ultimo traguardo raggiunto di cui sei più fiero? L'ultimo traguardo raggiunto di cui sono più fiero è quello che sta per arrivare, in realtà. È qualcosa che ancora non abbiamo realmente raggiunto, ma su cui stiamo lavorando da alcuni mesi, facendo delle sperimentazioni su dei nuovi prodotti che abbiamo già testato e verificato su alcuni mercati esteri lontani e che stiamo per portare qui in Italia. Si tratterà di un sistema di pavimentazione fortemente innovativo, che sarà economicamente accessibile a tutti e allo stesso tempo anche fruibile, nel senso che anche le modalità della posa di questo materiale sono molto semplici, facili, agevoli e in ultimo nel rispetto dell'ambiente, quindi si tratta di un prodotto eco-friendly e questo è il nostro obiettivo. Se riusciamo a mettere insieme tutte queste cose, noi stiamo raggiungendo una delle più grandi aspirazioni e ci consente di volare alto.